Questa sera siamo a caccia di videoclip piacentini, videoclip musicali, molto visualizzati. Quelli però si possono guardare su YouTube. Noi siamo andati a stanare i protagonisti e gli autori di questi clip. A distanza di qualche mese dall'uscita del singolo Troppe Volte, siamo ritornati all'Elfo Studio in compagnia di Morrywood. In prova adesso c'è un altro brano nuovo che si chiama Rock and Roll ed è un nuovo video, sta andando molto bene su YouTube e mi viene quasi da pensare che tu stia facendo il verso a J-Ax con questo rock. Tocchiamo un tasto. No, beh, questa non potrei mai fargliela, anche perché venendo dal rap J-Ax è quasi intoccabile. Grazie a Rock and Roll sono riuscito principalmente a farvi vedere com'è la musica che vorrei fare suonata e sono riuscito ad entrare un po' più nel mondo dei musicisti. Chi ha già sentito Rock and Roll sente che la voce che c'è sotto nel ritornello di Alberto Zucconi è fondamentale. E intanto ringrazio Eugenio per le belle parole e mi ricordo anche appunto quando Eugenio dice dai, devi tirar fuori una band, devi fare la band, loro secondo me hanno un po' voluto premiare facendomi partecipare, voluto premiare la mia visione. Sei diciamo in un momento di sovraesposizione mediatica tu, perché compari ovviamente nel video di Rock and Roll di Eugenio di Morrywood, ma è uscito da pochissimo e sta andando bene anche il video della tua band. Sì, praticamente siamo usciti in radio lo stesso giorno sia con Rockerol di Morrywood che con Gullit dei Quaizonic, che è questo mio nuovo progetto di rock grunge stile anni 90. E sì, sto dando delle soddisfazioni in quanto è stato trasmesso anche su Rock TV appena uscito. Una cosa che ti chiederei, a cosa prelude adesso questo singolo? Per ora abbiamo già tre date, di cui il 26 febbraio a San Bonico, in cui apriamo The Black Beat Movement, e dopodiché abbiamo il 19 di marzo ad Acquiterme al Bardante, grazie all'Orzo Rock Music che mi sta aiutando con le date, e adesso abbiamo anche il 16 aprile da Italy in Corso Buenos Aires a Milano.